Ciao a tutti e benvenuti. Perché il tuo limone non fa frutti? Ecco le possibili cause. Sono molte le ragioni per cui un limone potrebbe non fruttificare. Potrebbe trattarsi di un problema legato alla pianta stessa, alle condizioni ambientali o alla cura che riceve. Ecco alcuni dei fattori più comuni. Prima di iniziare, volevo chiedere di lasciare un semplice like per aiutare il canale a crescere e di vedere il video fino alla fine. L'ultimo motivo potrebbe essere quello più comune. Il primo motivo potrebbe essere l'età della pianta. I limoni iniziano a fruttificare dopo alcuni anni dalla messa a dimora. Se la tua pianta è ancora giovane, potrebbe semplicemente non aver raggiunto l'età giusta. Mancanza di nutrienti. Un terreno povero di sostanze nutritive, soprattutto di potassio e fosforo, può inibire la fioritura e la fruttificazione. Modera la concimazione. Riduci la quantità di concime azotato e utilizza un concime specifico per agrumi. Lascio dei link di concimi per agrumi in descrizione o nel primo commento. Potatura sbagliata. Una potatura troppo drastica o eseguita nel periodo sbagliato può danneggiare i rami fruttiferi. Pota correttamente. Esegui una potatura leggera e mirata, eliminando i rami secchi, malati o danneggiati. Trovi dei video nel nostro canale Cura la Natura. Un altro motivo potrebbe essere un'irrigazione sbagliata. Sia l'eccesso che la carenza d'acqua possono causare problemi. Regola l'irrigazione. Mantieni il terreno umido, ma non zuppo. Controlla la presenza di parassiti e malattie. Ispeziona regolarmente la pianta e intervieni tempestivamente in caso di problemi. Metti in atto delle protezioni contro il freddo. Temperature troppo basse o gelate tardive compromettono la fruttificazione. Per ultimo, credo che sia la cosa più probabile e comune è la mancanza di impollinatori. Se hai un solo limone, potrebbe non avvenire l'impollinazione, necessaria per la formazione dei frutti. Se il tuo limone fiorisce, puoi provare a impollinarlo manualmente con un pennellino. Spero che da questo momento in poi farai attenzione a quello che ho descritto. Salva il video e lascia un like se ti è stato utile e al prossimo video. Grazie mille!